Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto a posto? Bene, 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 sono sicuro che è tutto a posto. Oggi sarà una puntata lunga, lunga, lunga. Guardate, un sacco di cose da mostrarvi, da farvi vedere. In più stiamo cercando di approntare un collegamento con un utente che sta avendo un attimo di difficoltà con le luci, le cose, però dai, adesso vedo che si sta sistemando e piano piano, aspettate che faccio così, ecco. Vediamo un po'. Intanto se gli dico all'utente che è in collegamento, se riesce a mettere una luce un po' di fronte, è meglio perché così lo vediamo meglio. Va bene, allora, intanto vi dico, è stato un weekend intensissimo questo, che mi ha portato anche al di fuori dello stato di New York, dello stato del New Jersey. Comunque adesso di questo poi ne parliamo. Allora, vedo che adesso è collegato, insomma un po' di luce c'è, quindi lo chiamo immediatamente. È un utente del forum che, va bene, lui non è mai stato a New York, però secondo me lui vorrebbe tantissimo andarci e quindi fermo così lo chiamo. Ciao Benny! Ciao ragazzi, ciao. Ciao, tutto bene? Ok, allora vedo che insomma un po' di luce c'è, quindi possiamo riuscire a fare questo collegamento. Allora, Benny, dai, raccontami un po'. Tu vorresti tantissimo, io lo so che vorresti venire in America. Cos'è che ti attira di più di New York? Cos'è che vorresti vedere qui da New York che ti attira? Sentiamo un po'. Beh, non essendoci mai andato, mi piacerebbe molto di visitarlo. Credo che c'è New York è il top per le città, quindi spero di andarci. Ecco, aspetta, perché abbiamo un problema un po' con l'audio, perché ti sento a strappi, forse hai un collegamento. Mi senti? Adesso va meglio, sì, adesso va meglio. Allora, ripeti quello che dicevi? Dicevo che non essendoci mai andato, mi piacerebbe andarci e spero magari un giorno di poter realizzare questo sogno. Ok, e che cos'è che ti attira di New York? Come mai proprio New York e non un'altra città? Che cos'è che ti attira? Beh, all'inizio mi piaceva molto Los Angeles, devo dire. Poi mi ha attratto più New York, quindi anche se non disegno Los Angeles, New York è anche una bella città. Poi tra l'altro sai che in questo periodo stanno facendo le celebrazioni per Michael Jackson, che è un tuo, cioè, del quale tu sei un grande fan. Il Il mio idolo. tuo idolo, sì. Va bene, dai, magari un giorno riuscirei ad andare anche a Los Angeles e andare a vedere. Adesso non so dove sia stato, cos'è, è stato sepolto dalle parti di Los Angeles, credo, no? Sì, infatti. Mi Ok. sembra vicino alla sua villa. Sì. Ok. Allora, va bene, dai, Benny, io ti ringrazio per questo collegamento. Spero che tu riesca a coronare questo sogno che stai inseguendo da un po' di tempo. Le stai mettendo via un po' di soldi o Certo. no? Ovvio. Va bene, dai, va bene, bene. Allora niente, dai, ti ringrazio per questo collegamento, così ti sei fatto conoscere anche un po' dagli altri utenti del forum. Ti auguro, guarda, davvero tantissimo Grazie di a venire qua in futuro. te. Grazie. Ciao, 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 Saluto. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco ragazzi, così abbiamo imparato anche a conoscere Benny, che è un utente che ci sta seguendo da un po' di tempo e che insomma, vabbè, insomma adesso, quindi anche questa cosa è stata fatta. Bene, allora torniamo invece al discorso del mio weekend. Allora, vi dicevo che sono anche uscito da New York e sono andato in New Jersey. Perché? Allora, dovete sapere che nel New Jersey viene stampato un giornale per gli italiani emigrati all'estero. È un giornale che ha una grossa tiratura, mi hanno detto che viene stampato in 6 stati americani e ha una tiratura credo di 32.000 copie, cioè, ne stampano 35.000 ma ne vendono 32.000, quindi è una grossa cosa, hanno le rotative loro nuove e hanno anche una radio che insomma, fa di supporto, si chiama Radio ICN, Radio ICN, che appunto è destinata agli americani, cioè agli italiani in America. Ovviamente il target di questa radio è per gli immigrati, insomma, per le persone italiane
un po' datate, quindi anche la musica che loro mandano è molto riferita a queste persone, tutta musica anni 60, 70, perché ovviamente i figli di queste persone ormai sono assolutamente americani, quindi le cose italiane non le sentono neanche più. E comunque loro niente, vanno avanti su questa cosa. Ora, uno dei conduttori di questa radio mi aveva chiesto se potevo andare lì a trovarli e farmi un'intervista, che poi vabbè, ha mandato in diretta anche in radio, e niente, è stato piacevole andare a trovarli, e quindi mi hanno fatto vedere anche tutta la loro redazione e tutto quanto. Adesso comunque vi faccio vedere un po' di immagini, così vi faccio vedere anche un po' di immagini del New Jersey, perché per andare lì ho dovuto prendere l'autobus che parte da Port Authority e che va direttamente lì. No, va direttamente lì, va vicino lì, poi bisogna fare un pezzettino a piedi. Ecco, invece un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dire, importantissima questa. Allora, come dire, un piccolo contributo, nel senso che America Oggi fa parte di una serie di giornali per italiani all'estero. Ora, loro stanno vivendo un momento di grande difficoltà perché inspiegabilmente da parte governativa è stato inserito un emendamento che praticamente gli hanno tagliato i fondi che venivano destinati per l'editoria all'estero. Non solo gli hanno tagliato i fondi, ma gli hanno fatta questo emendamento retroattivo di un anno, quindi anche tutto quello che loro avevano previsto di percepire per l'anno in corso non lo percepiranno. Loro so che si stanno muovendo in modo da poter riavere questi fondi, ma insomma la cosa è un po' difficile. Tra l'altro loro si sono impegnati finanziariamente perché hanno preso rotative nuove, perché loro stampano anche Repubblica, che viene inserita nel loro giornale, e quindi insomma avevano fatto degli investimenti per quanto riguarda la redazione, per quanto riguarda le rotative, adesso sono veramente in difficoltà, per cui insomma manteniamo alta la guardia, ecco, facciamo un po' di solidarietà non solo per loro, ma insomma per tutti i giornali destinati agli italiani all'estero. Va bene, allora intanto parto subito con le immagini e così le commentiamo insieme. Ecco, qui ho preso l'autobus, vedete, queste sono le casette che si trovano in New Jersey. Ecco, vedete che carine che sono, qui siamo sul pullman. Sono andato insieme a Mary Libellula, che anche lei conosce qualcuno di queste persone. Ecco, guardate che carine che sono queste case. Ecco, qui sembra di essere un po' nell'America vera, insomma, perché New York, come è stato più volte detto, è America, ma insomma è una cosa molto a parte. Questa invece, questa parte qui del New Jersey mi ricorda un po', insomma, l'America più profonda, insomma, l'America al di fuori delle grandi città, ecco, diciamo così. Ehi, ciao Kate and Cree, vedo che sei collegata anche tu. Bene, felice di riaverti qui. Noi ci siamo già visti anche a New York, siamo andati a mangiare insieme, per cui lo dico per chi non lo sapeva. Ecco, intanto continuano queste immagini del New Jersey. Ecco, qui un camion. Queste sono tutte immagini prese dal pullman, poi dopo sono sceso e ho fatto qualche ripresa anche non dal pullman, in modo che possiate apprezzarle meglio anche. Questa è una zona che mi hanno spiegato molto fluent, come la chiamano loro, cioè una zona insomma anche un pochino più costosa rispetto al New Jersey. Ovviamente rispetto a New York è sempre più basso, perché molte persone che lavorano a New York vengono appunto ad abitare qui nel New Jersey, perché gli affitti o gli appartamenti costano molto, la vita in generale costa molto meno rispetto a New York, quindi fanno un po' di pendolarismo, insomma vengono qui nel New Jersey e poi vanno a New York a lavorare. Sì, ho fatto il tunnel per andare nel New Jersey, bisogna prendere appunto l'autobus che fa il Lincoln Tunnel e niente, passa sotto l'Hudson River e sbuca appunto nel New Jersey. C'è un altro modo per andare, anzi altri due modi per andare nel New Jersey, uno è il Washington Bridge che sta un po' più a nord, e poi c'è anche un altro tunnel, adesso non mi ricordo come si chiama, ma che comunque insomma affianca il Lincoln Tunnel per andare appunto nel New Jersey. Sì, questa zona è molto carina nel New Jersey, devo confermo, perché è proprio carina, carina, molto pulita, molto curata. Io ho visto anche tutti i giardini, anche quelli non di proprietà delle casette, ma assolutamente curati, proprio da parte probabilmente del comune che insomma si occupa della cosa.
Ecco, qui sono sceso dall'autobus e comincio a farvi vedere un po' di cose. Sì, forse Holland Tunnel, sì, Regione Genova. Non so se l'Holland è quello che va verso, che passa sotto l'Istriver, non lo so, non mi ricordo. Ecco, questo è il capannone di America oggi. Dietro, quella parte lì dietro sono tutte dove sono le rotative. Questo è il container perché viene anche distribuito ovviamente il giornale. C'è un container che porta il giornale in giro, oltre che essere spedito. Questo è diciamo, il capannone e questo è l'ingresso. Adesso poi lo vedrete anche dentro. Poi lascerò anche l'audio del vice direttore che si chiama Massimo Giaus, il vice direttore, ecco, e questo è Tony Pasquale, questa è la radio. Tanta bella musica in buona compagnia. Ciao Tony e tu in onda ogni lunedì e venerdì alle 1:30 e ogni sabato alle ore 10. Gli ospiti non mancano mai, gli super ospiti qui al programma Ciao Tony, portare a voi sempre informazione, sempre delle persone il quale sicuramente arricchiscono tutto il nostro giorno. Ecco, questa è la radio. Da questa parte c'è la parte musicale, là in mezzo invece c'è la parte dell'informazione, dove vanno a fare l'informazione, fare i radiogiornali. Ecco, queste sono le rotative, vedete? Le rotative da una Questa parte posteriore. parte 38.000 ne vendiamo 32. Ah, buono. Ogni giorno. In tutti gli Stati Uniti? Sette stati. Sette stati. Questi della costa nord orientale. Realizzato Sì. proprio. Noi variamo le pagine, vengono stampate, vanno in fotocomposizione, escono direttamente in rotativa. Rotativa? Ah. Ecco, questa è la redazione, vedete, del giornale. Devo dire molto bello, è molto bello, nuovo, perché hanno fatto questo investimento del quale vi parlavo. Ecco, qui niente, poi siamo usciti e qui adesso vi sto facendo vedere ancora un po' di New Jersey. Guardate che carine che sono queste casette, però questa è la tipica America, villette. Ecco, c'è anche una Flint Street, stranissima questa cosa. E ho visto anche un leprotto, guardate, una lepre, quindi questo vi dà l'idea della natura come sia molto libera, oltre agli scoiattoli, eccetera, ho visto anche questo leprotto, insomma, ve l'ho fatto vedere. Ecco, e qui finisce la giornata di venerdì, poi insomma la sera niente, abbiamo fatto altre cose, ma comunque diciamo non meritevoli di menzione. Ecco, questo è stato appunto il venerdì. Poi passiamo a sabato, e sabato invece mi sono preso una giornata per visitare, sempre seguendo un po' le orme di Forgotten New York, andare nell'Upper East Side. L'Upper East Side, come molti di voi sanno, è quella parte che si estende a est di Central Park, soprattutto. E però insomma non si può non partire visitando l'Upper East Side, non si può non partire da questa immagine che adesso vi mostro. Questa la conoscete tutti, è l'immagine di Manhattan, il film Manhattan, ecco, e questa è la panchina originale, ecco, questo è il Sutton Place, questo è il posto da dove sono partito, questa è la panchina che sta sotto il ponte di Queensboro, dove appunto è stata girata quella scena con Woody Allen e Diane Keaton, Manhattan è un film del 1979, per chi, i giovani. Sì, sono andato anche a mangiare italiano, ma insomma, ho mangiato discretamente un piatto di pasta, pomodori e basilico. Ecco, questa è la panchina proprio dedicata a voi, ecco, questa è l'inquadratura appunto che si vede del Queensboro Bridge. Sutton Place. Ecco, Sutton Place si trova sulla 50.
tesi una strada sull'estremo est, appunto si chiama il posto Sutton Place proprio. Ecco qui e niente, partiamo, questa è la parte diciamo della funivia che parte da Manhattan, che come vi ho già detto più volte adesso è chiusa perché è in ristrutturazione, e questa funivia è stata costruita nel 1976, quindi è abbastanza recente, ed è rimasta in funzione anche dopo che la fermata della metropolitana fu realizzata come si dice, a Roosevelt Island nel 1989. E questo invece che vedete è una stazione di tram che sono stati funzionanti fino al 1957. C'erano delle rotaie e dei tram appunto, che passavano sopra il ponte di Queensboro e andava proprio da appunto, questo servizio di trasporto di tram, andavano dall'altra parte per poter andare nel Queens. Tenete presente che per passare dal ponte di Queensboro a Roosevelt Island non è possibile, c'è cioè lo scavalca praticamente. L'unico modo per andare a Roosevelt Island è o la funivia oppure la metropolitana, oppure prendere il Roosevelt Island dalla parte del Queens, mentre invece il Queensboro Bridge parte da Manhattan e arriva direttamente nel Queens, non c'è alcuna sosta, a meno che uno non prenda la funivia, ma insomma dal punto di vista del ponte proprio non c'è alcuna sosta. Ecco, qui invece arriviamo in un altro posto, questo si chiama Mount Vernon Hotel Museum, questo si trova sulla 61esima strada e York Avenue, questa è stata costruita, pensate, nel 1796. La parte principale di questa casa fu persa per un incendio avvenuto nel 1826 e questa costruzione fu utilizzata come albergo per i viaggiatori o comunque per le persone che passavano, volevano fare una sosta in campagna, perché qui era campagna all'epoca, per i viaggiatori appunto tra il 1826 e il 1833. Adesso poi questa casa è rimasta in mani private fino al 1924 e poi fu presa dalla Colonial Dames of America e è stata destinata poi a museo fino dal 1939, quindi da quell'epoca che è museo. Ecco, intanto vi faccio vedere un po' di immagini anche qui dell'East Side. Vedete queste stradine qui, una zona molto residenziale ed è la più costosa di New York. Questa è la zona dove. Intanto questo col sigaro mi ha incuriosito. Ecco, poi anche qui i ristoranti, la mia pizza, sono molte cose, molti ristoranti italiani, ma guardate, io insomma non mi fiderei molto. Di ristoranti italiani in New York poi ne parleremo, ce n'è uno in particolare che poi vi consiglierò assolutamente, ma ne parliamo dopo. Poi invece niente, qui sto andando da un'altra parte, che adesso, ecco questo è il The Cherokee, o Cherokee, è un palazzo costruito nel 1912 ed era considerato il miglior luogo, pensate, per la cura della tubercolosi, perché ovviamente stiamo parlando di anni indietro, per la grande quantità di luce e di aria che si respirava qua. E quindi questo è stato definito come il miglior posto appunto all'epoca per curare o per la convalescenza della tubercolosi, e si trova sulla 77esima strada e la FDR Drive, che è la Franklin Drive, che è la strada che costeggia tutta Manhattan. Guardate che carina che è questo palazzo. Ecco, poi sono arrivato in questo parco, qui c'erano degli attivisti che distribuivano dei palloncini perché c'era una specie di festa di questo parco, e quindi. Ecco, qui adesso fra un po' arriviamo un'altra curiosità, adesso poi la mostrerò. Siamo, ecco, vabbè, questo è sempre York Avenue, esatto, 77esima, e quella curiosità è questa, adesso la vedrete. Siamo sulla York Avenue, tenete presente? E uno si domanda, ma perché qui invece c'è scritto 77esima strada e Avenue A, o Avenue A, mentre invece siamo sulla York? Perché quindi questa scuola pubblica sulla York è rimasta come Avenue A? È perché nel piano regolatore del 1811 York Avenue era chiamata appunto Avenue A, e quindi quel palazzo, essendo stato costruito all'epoca, ha mantenuto la scritta. E dopo la Prima Guerra Mondiale fu poi rinominata la Avenue A in York in onore dell'eroe, un eroe, un sergente Alvin York, appunto. Guardate tutti i riferimenti storici questi, ma comunque magari sono interessanti, è strana questa cosa.
Ecco, qui, questo D'Agostino è un grande supermercato. Io mi ricordo che le prime volte che venivo, che prendevo un appartamento a New York, ero alla ricerca di supermercati. E guardando su internet, questo è stato il primo nel quale mi sono imbattuto, D'Agostino. È di origine italiana, ma insomma adesso di italiano non c'è più nulla. E qui invece siamo arrivati sull'86esima strada, è sempre York Avenue, e questo si chiama Henderson Place, è una costruzione del 1883. Ecco, questo è molto particolare, questo lo faccio vedere perché è molto particolare. Questa è una zona molto tranquilla, molto molto tranquilla, proprio assolutamente residenziale. Ho visto molte persone che portavano a spasso il cane, insomma, proprio la classica zona tranquilla di Manhattan, insomma. Assolutamente sicura, come d'altronde ormai è tutta Manhattan. Problemi di criminalità, guardate, non abbiate paura da nessuna parte perché non ce n'è più. Ovviamente con le dovute cautele che si hanno in tutte le grandi città e di tutto il mondo, insomma, ma insomma, io mi sento sicuro a New York come mi sento sicuro a Milano, come mi sento sicuro a Roma o a un'altra città qualsiasi, insomma, bisogna usare le solite cautele, però nulla di più e nulla di meno. Questo invece, qui siamo sulla 92esima e la Park Avenue, queste si chiamano Street Houses, è un trio di case di legno costruite nel 1871 e facenti parte di un vecchio villaggio che si chiamava Yorkville. E anche queste sono ormai, come dire, delle specie di cieli, perché in una zona così, vedete, tutta fatta di case di mattoni. Insomma, vedere queste casette in legno ancora, un po' di stile coloniale, è un po' strano, vedete. Ecco, qui invece siamo in Park Avenue e sulla 67esima strada e qui c'è il 7° Regiment Armory, una caserma, è stato completato nel 1879 ed è l'unico palazzo, questo rimasto, con la tecnica di costruzione di barre d'acciaio tutte legate insieme, insomma, è una tecnica che è stata usata per le costruzioni e questo è proprio l'ultimo esempio di questa tecnica. Questo è Park Avenue. Voi in qualsiasi luogo di Park Avenue siate, vedrete sempre il MetLife. Qui ho provato anche a entrare, ma ecco, poi questo è il Naked Cowboy. Questo è un personaggio che si trova in Times Square e si fa fare le fotografie con le ragazze e si prende i dollari, come succede. Pensate, si è candidato anche a sindaco questo. No, la cowgirl non c'era, mi dispiace perché una volta l'ho vista. Si è parlato spesso di questo naked cowboy. Qui va in giro così, insomma, mutande, cappello, stivali, si fa fare le fotografie, insomma, racimola qualche dollaro. Personaggio, come ce ne sono, guardate, in Times Square ce ne sono tantissimi personaggi di questo tipo, visto che c'è Batman, uno vestito da Batman, un altro vestito da Spider-Man, quindi tutta gente che insomma si fa fotografare appunto per racimolare un po' di dollari.
Ecco, poi invece veniamo a sabato sera. Allora, adesso qui devo fare un piccolo discorso perché, guardate, New York è, come dire, è sempre sorprendente. Io, guardate, ogni tanto mi capitano delle cose che sono veramente sorprendenti. Qui devo dire, ringraziare particolarmente Mary Libellula perché mi ha portato lei in questo luogo che io non conoscevo e lei ha conosciuto anche lei da poco. Insomma, intanto vi dico, il luogo si chiama Papillon è un ristorante praticamente ed ha due piani. Il piano superiore, tutti i sabati, viene preso, come dire, in gestione da una persona che è appassionata di opera, di lirica. E qui si può andare a mangiare, si può andare a bere e nel frattempo ci sono un sacco di cantanti lirici che cantano e c'è una pianista che li accompagna e questi cantano. Guardate ragazzi, questa è stata un'altra di quelle mie esperienze straordinarie perché intanto vabbè, i cantanti sono molti, quasi tutti i cantanti sono tutti coristi del Metropolitan, quindi gente veramente in gamba, poi comunque sentirete questa cosa. Il ristorante si trova, questo posto, il Papillon, si trova sulla 54esima strada e la Quinta Avenue. Io vi consiglio caldamente, se venite a New York, di farci un salto, poi adesso lo vedrete. I prezzi sono assolutamente abbordabili, come qualsiasi altro ristorante medio, anche medio-basso di New York, quindi i prezzi non dovete assolutamente preoccuparvi. La clientela è una clientela di appassionati di lirica, come potrebbe trovarsi, non so, io pensavo a Reggio Emilia, insomma, tutti, sapete questi appassionati di opera che si trovano tutti insieme. Ed è gestito da questo Leopoldo, questo personaggio felliniano, secondo me, di una simpatia assoluta. E con la collaborazione di un cameriere che tra l'altro è anche prestigiatore, quindi sapete che io sono appassionato anche di magia, ci siamo scambiati quattro chiacchiere, l'ho ripreso anche mentre faceva qualche gioco, qualche avventore, e lui fa parte è in America da tantissimi anni, però diciamo che la parte, diciamo, del prestigiatore l'ha presa nel circolo Amici della Magia di Torino, che è un circolo importante in Italia. Comunque, a parte questa cosa, ragazzi, vi consiglio caldamente, andateci, ve lo dico. Il locale si chiama Papillon e l'Opera Nights, così detta, si chiama Caffè Taci, Taci. Adesso vi faccio vedere anche il biglietto da visita che mi ha lasciato appunto Leopoldo, me lo metto qui davanti perché, guardate, merita assolutamente, non fatevelo mancare. Adesso vi lascio vedere le immagini, vi ripeto, 54esima strada e Terza Avenue, eccole qua. Questo ho fatto una panoramica un po', vedete, qui dietro c'è il bar, lì davanti c'è il ristorante. Questo è il prestigiatore, cameriere. Ecco, questo è Leopoldo, questo personaggio, guardate, di una simpatia assoluta. Poi
Poi è praticamente come se fosse un piano bar o un luogo di intrattenimento, solo che invece che le classiche musiche. Un'altra particolarità è che anche gli avventori, magari che sono cantanti, vanno lì e cantano. E poi, intanto faccio sentire questo. Ecco, questo è un avventore che è un cantante, gli piaceva questa cosa, si è messo lì e ha cantato. E poi c'era anche uno che ha festeggiato il compleanno e tutti a cantare tanti auguri a te, poi lo sentirete. Ecco, questo tanti auguri a te. Guardate ragazzi, è stata una cosa veramente entusiasmante. A me non è capitata una cosa così, cioè, veramente bello, 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 guarda, da passarci tutta la serata. Ve lo ripeto perché secondo me è una cosa che deve essere conosciuta assolutamente. Purtroppo lo fanno solo il sabato sera questa cosa, cioè durante la settimana è un ristorante normale come tutti gli altri. Il sabato sera il piano di sopra viene appunto preso in appalto da questa manifestazione. Si trova, dunque il locale in generale si chiama Papillon, la parte sopra appunto si chiama Caffè Taci e si trova sulla 54esima e la... Aspettate che non voglio dirvi stupidità, è la Quinta Avenue, ecco, 54esima e Quinta Avenue. Quindi assolutamente, guardate ragazzi, andateci perché veramente merita, 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 merita. Sono quelle cose che capitano solo a New York e se uno non le conosce non le trova, ma adesso che lo sapete, secondo me merita. Ok, chiusa questa cosa di sabato, passiamo a ieri. Allora, molto spesso si è parlato del brunch e molto spesso si è parlato del gospel. Allora, c'è un locale a New York che la domenica unifica queste due cose, fa il cosiddetto gospel brunch. Questo posto è il BB King e la domenica c'è appunto un coro di gospel che fa il suo spettacolo e contemporaneamente c'è il brunch. Dove si va lì, si fa appunto, si mangia, il brunch sapete che diciamo, è una specie di a metà tra la colazione e il lunch, cioè breakfast e lunch, brunch. E niente, c'è una varietà di cibo, uno si prende quello che vuole, è a buffet, per cui potete prendere tutto quello che volete, c'è un prezzo fisso e quindi. E dopo che si è mangiato c'è appunto questo spettacolo del coro gospel. Allora, siccome se ne è parlato spesso sul forum di questa cosa. Io sono andato lì ieri insieme a Mary e abbiamo visto questa cosa e io avevo la sensazione che non si potessero fare riprese video. Quindi all'inizio ho fatto qualche ripresa un po' nascosta, poi ho visto che c'erano un sacco di turisti che liberamente facevano fotografie, cioè, e allora insomma ho perso qualsiasi inibizione e ho tirato fuori alla grande la mia telecamera e vi ho documentato anche questa cosa del BB King. Per cui,
Questa è un'altra cosa che adesso vi mostro. Se a qualcuno piace il genere, piace questa possibilità, vi faccio vedere in che cosa consiste, in modo che se uno gli piace ci va, se non gli piace non ci va. Questo è quanto. Allora, questo è il BB King prima del brunch. Questo è il bar. Questo è il palco dove poi ci sarà il coro. Ovviamente, ragazzi, ho preso solo qualche piccolo pezzo, insomma, non è che vi faccio vedere tutto il concerto. E questa è la cosa caratteristica. Questo sassofono è uno spillatore di birra, la birra alla spina. Diciamo, lo spillatore è fatto a forma di sax. Ecco, questo vedete dove si prende il cibo da mangiare, c'è questa fila, ognuno si prende quello che vuole, a buffet. Il prezzo è 39 dollari, cioè sia il buffet che lo spettacolo. Quindi è un buon modo, insomma, 39 dollari per mangiare e per vedersi anche lo spettacolo, insomma, non è tantissimo. Ecco. Qui ho fatto un collage. Sì, al Taci si mangia anche, Andrea, si mangia anche al ristorante.
questo è il finale, poi il coro scende anche in platea e poi adesso lo vedrete. Ecco, e quindi niente, qui adesso vi ho chiuso perché, insomma, io credo di avervi dato anche una, come dire, un preview, insomma, del B.B. King e questo gospel di, questo coro gospel. Se volete andarci, insomma, secondo me è un buon modo anche per fare un brunch, non è eccessivamente costoso, non si vede anche lo spettacolo. Tenete presente che è una cosa molto, molto turistica, è destinato esclusivamente ai turisti. Adesso io non vi ho fatto vedere, ci sono alcune parti in cui c'è il loro, diciamo, il loro capo che interviene spesso, che chiama sul palco le persone che compiono gli anni quel giorno, poi chiamano i bambini, insomma c'è un po' di intrattenimento col pubblico, perché vi dicevo appunto è molto, molto turistico, però secondo me è quell'intrattenimento turistico piacevole. Intanto qui passa la sirena. Quindi secondo me vabbè, insomma, è un buon modo per passarsi due o tre ore così, per mangiare e vedersi un po' di spettacolo. Oh. Ragazzi, oggi vi sto facendo vedere delle cose che delle anteprime mondiali. Allora, passiamo a un'altra cosa della quale spesso si è parlato e sulla quale io sono sempre stato un po' scettico per la verità, ma devo dire che in parte mi sono ricreduto. Allora, eravamo lì al B.B. King e voi sapete che il B.B. King, anzi non ve l'ho detto, si trova sulla 42esima strada tra la 7ª e l'8ª Avenue, quindi proprio sotto Times Square. E, è un locale dove vabbè, il B.B. King non fanno solo questo, poi la sera ci sono anche spettacoli, c'è tutta una programmazione, se andate sul loro sito vedete tutta la programmazione. Quindi vi dicevo, il B.B. King si trova sulla 42esima. Di fronte al B.B. King, sulla 42esima, c'è un altro posto che è meta di turisti, che è Madame Tussauds. Madame Tussauds è il museo delle cere di New York. Allora, io ho visto il Museo delle Cere di Milano, della mia città, tanti anni fa, e insomma il fatto di andare a vedere anche questo qui di New York, insomma, ma di solito mi ha sempre lasciato un po' così perplesso, anche perché mi ricordo che all'epoca non è che mi avesse entusiasmato quello di Milano. Devo dire che qui a New York invece, insomma, mi sono parzialmente ricreduto, sia per diciamo, per la qualità
delle sculture delle cere, che alcune sono veramente impressionanti, sono veramente identici, le sculture sono identiche ai personaggi originali. E sia perché durante questa visita, ricordatevi, se andate da Madame Tussauds, prendete il biglietto, non smarrite il biglietto, perché durante la visita c'è la possibilità di vedere, sempre compreso nel prezzo, un film in 4D, dicono loro, cioè in realtà è un film in tre dimensioni più alcuni effetti speciali, che adesso non vi annuncio perché se no vi rovino la sorpresa, ma diciamo che chi è stato per esempio nei parchi di divertimento di Orlando, queste cose, insomma, sa a che cosa mi riferisco. E quindi vi dicevo, ecco, però per andare a vedere questo film vi chiedono il biglietto, quindi state attenti a non smarrirlo. E quindi dicevo, niente, questa visita da Madame Tussauds, lì è assolutamente consentito fare video e fare fotografie, per cui beccatevi anche questo Madame Tussauds, se volete andarci a New York vi faccio vedere in che cosa consiste e così se volete andarci di persona ci potete andare. Eccolo qua. Qui sono tutti questi saloni pieni di statue di cera, alcune delle quali veramente sono veramente stravolgenti, cioè sono veramente uguali agli originali. Altre, francamente, qualcuna non è proprio fatta bene, bene, bene. Però diciamo, la maggior parte, guardate, queste saranno fatte veramente molto, molto bene. Naturalmente qui poi ci siamo sbizzarriti a fare fotografie insieme, perché uno può posare anche a fianco questi personaggi e si fa fotografare. Guarda, questa secondo me è fantastica, uguale all'originale. Ecco, poi c'è un passaggio in cui ci sono un po' di cose del terrore, questi sono personaggi, attori veri, si entra in questo tunnel, insomma, vabbè, cose un po'... provateci, insomma, adesso Fidel Castro, Arafat, quello lì a destra, questo Bush. Ecco, se siete appassionati, il Dalai Lama secondo me è uguale, uguale, uguale. Se siete appassionati di queste cose, andateci lì, fate un salto. Francamente, adesso io dico, dal mio punto di vista, queste sono tra le ultime cose che io farei a New York. Però, insomma, se uno è interessato, cioè Einstein. Questa cosa ve l'ho fatta perché molto spesso si è parlato nel forum, molti ne parlano ovviamente hanno messo Obama e consorte, parlano del Museo delle Cere, com'è, come non è, insomma, allora ho pensato che, visto che eravamo lì. Roosevelt. Poi ovviamente io e Mary ci siamo sbizzarriti a fotografarci a vicenda e poi magari quando appena mi arriva questo Armstrong è uguale. Appena mi arriveranno le foto, poi magari le metterò sul forum, adesso vedrò un sistema per condividerle. No, Martin Luther King non l'ho visto, onestamente non l'ho visto.
Sì, hai ragione Luca, è bello, divertente, però ecco, come dicevo anche prima, è una delle ultime cose che io farei andando a New York, insomma, lo lascerei un po' in fondo. Poi ci sono anche personaggi del mondo televisivo americano che ovviamente qualcuno magari non lo si conosce, vabbè questa è Shakira, però insomma Billie Holiday qui non potevo non mancare. E Duke Ellington. E anche Glenn Miller. Ecco, una cosa che mi ha stupito un po' è il fatto che non ci fosse aria condizionata, cioè si stava abbastanza, però più sul caldino che sul fresco. E ci siamo domandati, ma insomma, come mai queste statue non si squagliano, cioè non si sciolgono? Beh, invece, probabilmente è una temperatura ideale per mantenerle, quella è la Fitzgerald. Anche tutti i miti del cinema americano, ovviamente. Jimi Hendrix e Janis Joplin, lì, adesso la vedrete lì a fianco. Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe, insomma le donne, Andy Warhol e grande Frankie. E niente, qui finisce. Ecco, insomma, credo di avervi dato un po' un'idea di cosa sia il Museo delle Cere di Madame Tussauds, per cui, ripeto, chi è interessato ci va e insomma, così almeno ha già un'idea di che cosa, della cosa alla quale va incontro. Non è finita ragazzi, mi mancano ancora due cosine molto brevi che vi devo mostrare, ma vi dico questa cosa, ci tengo, insomma, abbastanza. La prossima cosa che faccio vedere è, dunque, premessa, voi sapete che c'è un utente del forum che si chiama Elisa, in realtà Elisir, che è venuta a New York a sposarsi, lei con appunto, il suo presente marito Nicola. Allora ci siamo visti anche l'altro giorno, prima che si sposassero, e poi ci siamo visti anche ieri sera, siamo andati a mangiare fuori insieme. Hanno avuto una piccola disavventura con la carta di credito, ma spero che si sia risolta, adesso gli ho mandato un messaggio, spero che sia tutto a posto. Siamo andati a mangiare in un ristorante, qui adesso devo fare una piccola parentesina. Allora, spesso si è detto dove si va a mangiare a New York, mangiare italiano, eccetera. Allora, io un altro consiglio vi ho già dato, quello dell'Opera. Quest'altro ristorante, ragazzi, segnatevelo perché è un altro ristorante da non mancare. Il costo è assolutamente, non dico irrisorio, molto basso, cioè si mangia anche con 25 dollari, 25-30 dollari, e si mangia italiano in maniera veramente splendida, si mangia davvero. Scusate un attimo, mi sta suonando il telefono, rimanete in linea, scusate.
Ecco, scusatemi tanto ragazzi, ma era proprio Elisa che mi chiamava, che mi diceva che invece il problema non è stato risolto. Praticamente gli hanno bloccato la carta di credito e alla Visa risulta tutto a posto, ma qui non riescono a farla funzionare. Non so, adesso vedremo, adesso poi finisco questa cosa e poi li richiamo. Allora, vi dicevo, siamo andati in questo posto, questo ristorante italiano che costa pochissimo e si mangia divinamente. Il posto si chiama Da Andrea. Segnatevela questa cosa, e si trova sulla 14ª strada e tra la quinta e la sesta Avenue. Aspetta, no, forse 13ª strada. Sulla 13ª strada e tra la quinta e la sesta Avenue. Comunque, se andate su Google lo trovate. Si chiama Da Andrea. Vi assicuro, si mangia divinamente italiano e si spende pochissimo. Vino, potete prendere il vino loro della casa e costa poco. Normalmente noi mangiavamo il risotto, non risotto con lo zafferano, i pistilli di zafferano, quindi non la polvere di zafferano, zafferano buono. Ieri io ho preso dei ravioli fatti di carciofi, buonissimi. Mary ha preso dei tagliolini alla chitarra con il ragù. Elisa e suo marito, Nicola, suo marito, hanno preso anche loro questi ravioli. Veramente si mangia molto molto bene. Da Andrea, segnatevelo perché ne vale la pena. E quindi niente, vi dicevo, sono andato a cena con loro e vi faccio vedere anche il filmato, così avete un'idea sia di Elisa, di Nicola e anche del ristorante. Ecco, questi sono loro, ho fatto vedere le fedi. Questo è il ristorante. E tra l'altro mi diceva Elisa che, ecco, questa è la loro foto del loro matrimonio al comune, e mi ha detto che la Claire, che è la tipa che li ha sposati, è stata la stessa che ha sposato anche Claudia. E la City Clerk era la stessa di Claudia. È stata una cosa simpatica, devo dire. In anteprima assoluta. Ecco, e qui niente, adesso torno in video io e niente, se è conclusa la serata. No, se non si è conclusa perché adesso c'è un'altra cosa che devo far vedere. Comunque, ragazzi, andateci a mangiare perché veramente io, guardate, non ho nessun, come dire, nessun ritorno economico, cioè non faccio pubblicità perché ne vale veramente la pena, si mangia veramente, veramente molto, molto bene. Tanto per darvi un'idea, guardate, ieri sera abbiamo mangiato di antipasto delle tigelle che sono specie di panini caldi con del prosciutto crudo dolcissimo, buonissimo. Poi io abbiamo preso il primo buonissimo, vino bianco della casa e il dolce, c'è cioè un gelato, ognuno di noi ha preso un gelato, che ha preso la torta, eccetera. Abbiamo pagato ciascuno 35 dollari mancia inclusa, per cui veramente è un prezzo irrisorio e si mangia divinamente, vi garantisco, sono sicuro di fare bella figura. Bene, e chiudiamo, ci avviamo alla chiusura. Con l'avvenimento che c'è stato ieri, qui sapete a New York c'è stato il Gay Pride. Già l'anno scorso vi avevo fatto vedere la sfilata, ieri sera invece, ieri non sono andato alla sfilata perché appunto siamo andati a B.B. King e poi siamo andati a Madame Tussauds, però ieri sera siamo andati al clou finale della cosa che si trova sul Pier 54, dove c'è stato questi balli sfrenati, nei quali non siamo entrati perché bisognava essere iscritti, adesso non ho ben capito neanche come funzionava. E poi insomma alla fine poi sono stati i fuochi artificiali che hanno chiuso
chiuso la serata del Gay Pride. Quindi vi mostro velocemente anche queste immagini. Ecco, vedete, qui sono i fuochi. Guardate, molto come dire, molto contenuto, nonostante, vedete, ci fossero insomma coppie dichiaratamente gay, ma comunque senza nessuna, come dire, senza nessuna volgarità, senza nessun estremismo, veramente molto 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 contenuto, molto molto tranquillo. Vabbè, qui vedete in gran parte uomini, però abbiamo visto anche molte coppie femminili, molte coppie femminili. Questi, vabbè, questi sono i fuochi alla fine. C'era Nicola, il marito di Elisa, che loro abitano in una provincia di Padova, per cui questa cosa li ha un po' spiazzati. Adesso non sono molto abituati a vedere queste cose. Per la verità, neanche io sono tanto abituato, cioè, nelle altre zone, nelle altre città non ho mai visto cose di questo tipo. Però a New York, il giorno del Gay Pride, insomma, c'è questa liberazione, l'orgoglio omosessuale che si scatena. Questo era l'ingresso. Io tra l'altro ero anche riuscito a entrare, mentre invece gli altri miei compagni di viaggio non ne avevano fatti entrare, per cui so, io ero riuscito a sgoiattolare dentro le maglie della security, mentre invece loro li hanno bloccati. Poi insomma, ho visto che loro non erano entrati, quindi sono uscito anch'io. E questo si trova sul Pier 54, vabbè, insomma, ecco. E niente, qui finisce e torno in video io. Bene ragazzi, qui finisce la puntata di oggi. Credo di avervi dato un po' di cose carine, un po' di cose utili, e, insomma, un po' di informazioni che secondo me, se ne tenete conto, vedrete che vi troverete bene. Le cose che vi ho detto, guardate, sono assolutamente così come ve le ho dette, sono veramente straordinarie. Poi vi ho dato anche qualche preview, un po' del B.B. King, un po' di Madame Tussauds, insomma, così almeno avete anche un'idea di cosa siano e quindi potete scegliere se partecipare o meno. Ok ragazzi, allora niente, per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, la puntata è stata bella lunghina, è stata quasi più di un'ora, abbiamo fatto collegamento anche con Benny, per cui niente, vi saluto, ci vediamo domani e vi lascio come al solito col grande solito ciao!